soldi in cambio di tangenti a politici locali e funzionari pubblici. A favore di politici e dopo le dimissioni del sindaco, coinvolto in un'inchiesta su un presunto giro di tangenti, 2008 portò all'arresto del presidente della regione. Corruzione politica. Ai domiciliari invece sono finite 6 persone tra funzionari del comune. Spegni la cattiva politica. Diamoci del noi. Buonasera Liviano, grazie per essere qui. Grazie a lei, grazie davvero. No, questo è un grazie che le è dovuto per la sua attenzione. Io ringrazio voi per l'invito, siete gentilissimi davvero. Vabbè, lasciamo stare, è risaputo che lei, grazie, prego, persona educata, buona. Ma sa, io la ringrazio molto per questa considerazione che ha fatto, perché di me si pensa che sono una persona eccessivamente educata, quasi che questo fosse un disvalore. Alcuni mi dicono, ma lei è troppo educato per fare politica. Ma io mi chiedo, ma veramente la politica deve essere il luogo riservato a quelli che gridano, che non rispettano gli altri? Liviano, una curiosità, ma perché porta un libro? È strano per un candidato avere un libro in mano. Sì, la ringrazio. Questo è il libro Lettera a una professoressa di Lorenzo Milani ed è un libro che ha caratterizzato fortemente il nostro impegno sociale e politico ed è un libro che mi permetto di dire che suggerirei volentieri a Renzi e gli direi, oh Grullo, ma insomma cerca di comprendere un attimo quello che dicevano i tuoi conterranei sulla passione educativa, sull'idea di centralità dei ragazzi nella scuola, soprattutto quando questi ragazzi sono più deboli, meno attrezzati. Ma si riferisce al decreto sulla buona scuola? Evidentemente sì, quella proposta di legge mi sembra assolutamente inopportuna ed è inopportuna per due ragioni. La prima è che al centro della proposta scolastica ci sono i ragazzi e c'è la passione educativa e poi la scuola non è un'azienda dove il capo d'azienda decide di valutare autonomamente la qualità del suo personale. Gli insegnanti devono essere salvaguardati, devono avere la possibilità di proporre la loro proposta educativa nella maniera che ritengono più opportuna. A proposito di scuola, a Taranto sta succedendo il pandemonio per quanto riguarda le strutture e le istituzioni scolastiche. Ma ha perfettamente ragione, guardi, la storia del paesiello per esempio che rischia di chiudere senza nessun concreto intervento da parte delle istituzioni, la storia della facoltà dei beni culturali che rischia di chiudere perché il comune non ha dato i 300.000 euro che aveva promesso, ma lei si rende conto che è clamoroso, cioè il comune di Taranto lo chiude con un avanzo di bilancio e il sindaco valorizza questa cosa come se fosse un fatto positivo e non riesce a dare 300.000 euro per salvaguardare l'università, ma di che cavolo stiamo parlando? Altro gravissimo problema che attanaglia la città è quello sull'ambiente e le sue gravi ricadute sulla salute dei cittadini. Ma la presenza dell'Ilva, dell'Eni, della Cement evidentemente hanno un peso ambientale clamoroso. A queste grosse imprese si abbina il rischio di raddoppio dell'inceneritore a Massafra, il problema delle discariche a Drottaglia, a San Marzano, a Fragnano, a Lizzano, il rischio di scariche a mare ad Avetrano e a Manduria. È necessario che la nuova giunta legiferi in maniera più seria sui problemi ambientali. Il futuro di questa comunità evidentemente è un'idea di diversificazione economica. Bisogna andare oltre l'Ilva, bisogna ragionare sulla valorizzazione dell'agricoltura, della cultura, del turismo, del mare. Insomma, valorizzare una visione di futuro che in questo momento Taranto non ha. Liviano, mi tolga una curiosità, ma perché ha portato quell'armadio? L'ho portato perché tutti dicono che la politica, chi fa politica, ha scheletri nell'armadio. Gianni Liviano, capolista della lista Emiliano, sindaco di Puglia, non ha scheletri nell'armadio. Anzi, devo dirle che in verità io un piccolo scheletro ce l'avrei. E il piccolo scheletro è che l'altro giorno, attaccando i manifesti, sapete, negli spazi destinati per la pubblicità, abbiamo sbagliato a inserire nello spazio che non ci competeva e abbiamo chiesto scusa al candidato a cui avevamo involontariamente rubato lo spazio, però siamo stati denunciati. Io davvero approfitto della circostanza per rinnovare le scuse. So bene che per molti la politica è assolutamente deludente, mi rendo perfettamente conto che le aspettative di un sacco di gente sono state tradite, ma rinunciarci evidentemente è peggio. E allora noi proviamo a metterci la faccia in maniera assolutamente responsabile, con serietà, avvalendoci di persone serie, oneste, competenti, che credono in un progetto, che vogliono camminare insieme. Ed è per questo, perché siamo persone serie, perché siamo persone responsabili, perché intendiamo la politica come costruzione di bene comune, che io vi chiedo di votarmi. Grazie. Al Consiglio regionale barra il simbolo Emiliano Sindaco di Puglia e scrivi Liviano. Sono qui perché mi sono innamorato di voi. Le nostre prospettive di futuro, come dice spesso il mio
amico carissimo, che oggi veramente l'hai combinata grandissima, grossissima, cioè hai messo su una cosa strana. Però quando tu sei credibile, io sto qui grazie a Gianni, noi abbiamo costruito questo cammino. Quando qualcuno mi dice ma tu ti sei fissato con i piani?